Ciao, imbranati in viaggio. Oggi vi voglio parlare di una mia dipendenza. Ciao, ciao a tutti. Io sono Alice e da circa 3 mesi non compro zaini. Grazie. Sì, ho una terribile dipendenza da zaini e da quando ho iniziato a viaggiare i miei acquisti si sono fatti sempre più esigenti, ma vi spiego. Da imbranata in viaggio non avevo molto senso pratico travel e quindi acquistavo i miei zaini seguendo puramente un aspetto di estetica, senza controllare misure o altre caratteristiche che fossero utili per il viaggio. Quindi la domanda vera è: cioè scegliere uno zaino giusto per i miei viaggi. cercherò di rispondervi in questo daily vlog. Questo zaino l'ho utilizzato per il mio viaggio in Cina perché tra tutti quelli che avevo era l'unico che rispettava le misure del bagaglio a mano. E sapete, no, le mie paranoie. Un buon zaino da viaggio, oltre a rispettare ovviamente le misure del bagaglio a mano, deve essere anche utile. E per me utile significa che nessuno ci possa infilare quando vuole le mani e rubare tutto ciò che desidera dall'interno del nostro zaino. Basta che qualcuno infila la mano e tac, ruba tutto. Che poi in Cina è difficile trovare dei borseggiatori. Ma a New York sì. E quindi ho deciso di acquistare uno zaino anti-TF. Oltre a rispettare le misure del bagaglio a mano ed essere utile, deve ovviamente essere comodo perché ce lo terremo tutto il giorno sulle spalle. Quindi spalline traspiranti e abbastanza spesse. Magari anche il gancio al petto che alleggerisce il peso sulle spalle. Bene, imbranati in viaggio, queste per me erano le tre caratteristiche fondamentali che uno zaino da viaggio deve avere. Io ho trovato il mio compromesso, è stato un compagno di viaggio ottimo per New York e penso che lo utilizzerò ancora. Bene, ho detto tutto, ci vediamo domani.